cosa pensi? È un buon segno che Simon non si sia fatto sentire? Non ne ho idea. Io credo che sia un buon segno. Tanto meglio. Magari potrei chiamarlo per sentire come va. Conrad, quei due hanno bisogno di tempo. Lasciali un po' in pace. Non rimproverarti, non è colpa tua se la presentazione non è andata in modo ottimale. Dire che non è andata in modo ottimale è un eufemismo. Ma è Hennig che ha fatto cadere il piatto e poi si è dileguato. Che cosa è successo, ragazzi? Ho appena fatto perdere all'azienda un grosso ordine, una fornitura di porcellane per un'importante catena alberghiera. E inoltre mi sono resa incredibilmente ridicola. Ecco che è successo. Hai cercato di rimediare al disastro provocato dal tuo capo. Oggi c'era un'importante presentazione e Reichenbach l'ha piantata in asso. Ma Sebastian, sono io il capo designer adesso e quindi dovrei essere perfettamente in grado di gestire da sola un appuntamento con i clienti. D'accordo, ma forse sarebbe stato meglio non farti cominciare con un grosso ordine. Hai affrontato la cosa, non sei scappata. Sì, ma credi che questo sia sufficiente? Hagendorf era visibilmente seccato. Non credo proprio che vorrà ancora servirsi della Falkenthal porcellane dopo oggi. Ma non è colpa tua. Sai come la pensa Annabel Grafenberg? Per lei conta soltanto il risultato. Sapete, questo posto da capo designer forse è un po' troppo per me. Ma no, che stupidaggine. Non è vero. Non so nemmeno vestirmi decentemente. Ma se stai d'incanto con quell'abito. Sì, perché l'ha comprato Sebastian, non l'ho scelto io. Ok, basta. Sentite, beviamoci su adesso. Offro io un giro. Avanti, brindiamo alla brillante e allo stesso tempo più breve carriera della più giovane capo designer della Falkenthal Porcellane. Beh, che vi prende? Vi devo consolare io adesso? Avrei dovuto essere onesto da subito con la mia ragazza. Ma spero che in qualche modo potrà perdonarmi. Posso capire che sia arrabbiata. L'ha tradita e poi non ha avuto il coraggio di confessarglielo. Sono stato un vigliacco, ma per questo sono qui. Perché voglio parlarne con lei. E perché non l'ha fatto immediatamente? Col senno di poi si è più saggi. Avrei dovuto ascoltare il mio cuore. Le crisi aiutano a capire se due persone si appartengono veramente. Mi parli di lei. Prima ha detto che anche lei ha subito una delusione. Sì. Beh, io ad ascoltare sono davvero molto bravo. Per molto tempo ho dato troppa fiducia a una persona. Ho perfino rinunciato al mio amore per lei. E poi, quando tutto è stato chiarito, quando non c'erano più ostacoli e io e il mio ragazzo saremmo finalmente potuti stare insieme, lui si è lasciato trasportare dalla sua gelosia rovinando tutto. Mi ha tradita. E non ha avuto il coraggio di dirmelo. Io sono certo che si pentirà per sempre dello sbaglio che ha commesso. Sì, può darsi. Ma resta il fatto che questa cosa ha incrinato la fiducia tra noi. E per me la fiducia reciproca è la cosa più importante in un rapporto. Sì, la penso così anch'io. Che ne dice di concederci un po' di svago? Stia tranquilla, niente di impegnativo. Tutto ciò di cui ho bisogno è una mattinata libera. Per fare cosa? Mi piacerebbe invitarla a una gita in barca. Come in barca? C'è un bellissimo lago dietro il bosco, non c'è mai stata? Senti, smettiamo. Facciamo verso le 10 al pontile? Simon, che cosa ti aspetti? Io sarò là ad aspettarla. A domani, allora. Buona serata. Ma Riccardo, accomodati. Ciao. Scusa se ti disturbo. No, tu non mi disturbi mai. Mi fa piacere la tua compagnia.
E anche se può non sembrare, sono sveglia da un pezzo. Caffè? Sì, certo, grazie. Avevo bisogno di parlare con qualcuno senza dover fingere. Ci sono novità? In realtà no. A parte che Annabelle mi ha suggerito di invitare tutta la famiglia, o quello che ne è rimasto almeno, a cenare insieme per festeggiare e dare ufficialmente a Delbrook il benvenuto tra noi. Lasciami indovinare, ovviamente lei si è autoinvitata a questa riunione di famiglia. Puoi scommetterci. Ma devo ammettere che non ha torto. Se continuo a oppormi alla loro relazione, otterrò solo che Lissi si intestardisca. Vero, è molto probabile. Perciò devo riuscire a farle credere che ho cambiato idea e che adesso accetto il suo matrimonio con Delbrook. E pensi che vedendoti così ben disposto potrebbe rinunciare all'idea di far convalidare le nozze? Sai, credo che il suo sia un gesto di ribellione nei miei confronti. Perciò se io adesso le do a intendere che vado d'accordo con suo marito e accetto la cosa... Può darsi che lasci stare. Vale la pena provarci. Se aiuta a risolvere questa situazione, va bene tutto. Lissi prima o poi scoprirà che razza di persona è Delbrook, ne sono certa. Sì, lo spero anch'io. Ma fino ad allora dovrò continuare a vivere nella finzione, recitando, mentendo. No, non preoccuparti, posso farcela. In fondo tutto questo è per il bene di Lissi. Il fatto è che abbiamo aspettato troppo ad agire. Dovevamo intervenire appena Lissi ha conosciuto Delbrook. Che cosa fa lei qui? Si ricorda del nostro patto? Lei lascia in pace me e io lascio in pace lei. È stata una mia proposta. Non è necessario che venga a ricordarmela. Mi ridia il certificato di matrimonio. Che c'entro io con quel certificato? Deve averlo lei. O se non altro sa di sicuro dove si trova, dico bene? Faccia più attenzione alle sue cose. Non ho io i suoi stupidi documenti. Non provi a ingannarmi. Non si preoccupi. So bene con chi ho a che fare. Ben detto. Se dovessi scoprire che ha a che fare con la scomparsa del mio certificato sì, di matrimonio... Sì, mi tenga informata. Questa è una follia. Simon riappare qui all'improvviso e si comporta come se non ci conoscessimo. Non mi lascerò convincere. Certo, possiamo parlarci un'altra volta se ci tiene. Ma questo non cambierà le cose. Non sono venuta a Waldrup senza motivo. Ho preso una decisione e non tornerò indietro. Non mi lascerò illudere un'altra volta. E quindi... non devo accettare l'invito di Simon. Non andrò al lago. Vero? Mi sento male se penso a quello che mi aspetta oggi. Calma, che ne sai? Sebastian. Annabel Grafenberg a quest'ora sarà già al corrente della mia disastrosa presentazione. Quel Lagendorf si sarà lamentato con lei. Ma dai, non credo. Ormai è solo questione di minuti. Prima che io riceva la lezione più mortificante di tutta la mia vita. Sarò licenziata senza preavviso. Se anche fosse, non c'è solo la Falkenthal porcellane. Il tuo titolo di studio ti apre un mondo. Non con un licenziamento in tronco sul curriculum. Se non trovassi altro, puoi sempre venire alla Becker Spedizioni. Lì si ultimamente non si fa più vedere. Ti ringrazio, è un'offerta gentile, ma mi ero immaginata la mia carriera in modo diverso, ecco. Se hai il pomeriggio libero, comunque, so io cosa potremmo fare. Cioè, cosa? Non te lo dico. Dovresti fotocopiare. Beh, guarda come si diventa in fretta centrali miste. Falkenthal porcellane, sono Mike Hansen. Signora Grafenberg? Sì, certo, vengo subito. Arrivo. Annabel Grafenberg mi aspetta immediatamente nel...
Non dovrebbe tardare. Va bene. Buongiorno, buongiorno. Senta, vorremmo affittare una barca. Luisa! Eccola, finalmente. Allora? Va bene. Grazie. Simon, non è una buona idea. Ma cosa? Venga, ho affittato una barca. Sono venuta solo per dirti di no di persona. Non può farmi questo. Credimi, è meglio così. Mi farà fare una brutta figura. Non mi sembra poi tanto grave. Lo vede laggiù quel tipo? E allora che c'entra? Beh, prima mi sono vantato un po' con lui. Gli ho detto che ci siamo conosciuti ieri e l'ho invitato a fare una gita in barca. Mi dispiace, ma non credo che sia il caso. Avanti, che le costa fare un giro sul lago? Io non credo. Perderò la faccia, altrimenti. Facciamo solo un giretto, niente di impegnativo. Io non lo so. Andiamo, solo per questa volta. La prego. D'accordo, allora. Visto che ormai sono qui. Andiamo. Non se ne pentirà, glielo prometto. Prego, signorina. Grazie. Faccio da sola. Prego. Buona gita. Arrivederci. Grazie. Sì, avanti. Si sieda, signorina Hansen. Ho parlato al telefono con Hagendorf. Non era molto contento, come puoi immaginare. Signora Graffenberg, mi creda, ho fatto tutto il possibile. La presentazione dei nostri prodotti ieri è stata una vera catastrofe. Sì, senza alcun dubbio, ha ragione. Ma Hagendorf comunque mi ha detto di aver apprezzato i suoi sforzi. A quanto pare è riuscita a cavarsela nonostante le circostanze sfortunate. Sul serio? Beh, le confesso che ero piuttosto scettica quando il signor Eichenbach l'ha nominata capo designer. Ma mi sono ricreduta e all'altezza dell'incarico. Continui così. Grazie. Ma si assicuri che la prossima presentazione si svolga in modo più professionale? Sì, certamente. No, non sapevo che fossi qui. Aspetta, ti devo parlare. Si metta al lavoro adesso. Hagendorf ovviamente vuole vedere quel modello al più presto. Me ne occupo subito. Molte grazie. Che cosa vuoi? Richard ha deciso di organizzare una cena di famiglia per festeggiare le nozze di Lissy e Delbrook, e ovviamente sei invitata. E che c'entro io con queste finte feste di famiglia? Risparmiamelo. Aspetta un attimo. Cosa c'è ancora? Voglio solo ricordarti una cosa. I Van Weyden non sono certo una famiglia modello. Non la migliore che si possa desiderare. Ma sono comunque l'unica famiglia che hai. Puoi andare adesso. Ho ricevuto i complimenti di Annabelle Graffenberg. Quindi non ti ha licenziata? No, al contrario, mi ha persino detto: mi sbagliavo, è all'altezza dell'incarico. Te lo dicevo. Sì. Ora devo andare a occuparmi del mio piatto campione. E che ne sarà del nostro pomeriggio libero? Sebastian, cerca di capire. Ho avuto una seconda occasione e devo approfittare. Fa lo stesso, sarà per un'altra volta. Ti ha ripreso il pomeriggio libero apposta per noi. Ma sì, dai. L'importante è che tu non debba pagare per gli errori commessi da Hennig Reichenbach. Ah, non è andato poi così male. Anche se dovrò fare gli straordinari. Ma magari la signorina Hansen avrà tempo per me all'ora di pranzo? Sarà un vero piacere, signor Becker. Al Barney? E se vede il suo capo, gli dica quello che pensa di lui. Sì, gli dirò che non ho più intenzione di coprirlo la prossima volta se la vedrà lui. Dopotutto sono la capo designer. Non una delle sue assistenti. Giusto, così mi piaci. Ciao. Ciao.